pomeriggio Vito, si attendono per questa settimana le nuove deleghe che spetteranno gli assessori del comune di Agropoli dopo l'azzeramento della giunta da parte del sindaco Adamo Coppola avvenuto la scorsa settimana. Probabilmente le prossime 24 ore saranno determinanti, 24 ore di incontri da parte del sindaco Coppola con i gruppi politici e con gli assessori attuali membri della giunta. Molti danno per domani come data in cui verranno sciolti ogni dubbio. Ovviamente non mancano le indiscrezioni. Inizialmente si era parlato di due deleghe che dovevano essere modificate, ovvero quella del commercio e quella della manutenzione. In realtà però sembra che siano di più quelle che passeranno da un assessore all'altro. L'unica notizia certa è che i componenti della giunta resteranno gli stessi che ci sono già, quindi Eugenio Benevento, Elvira Serra, Rosa Lampasona, Gerardo Santosossa e Roberto Muta di Pasti. Quest'ultimo dovrebbe essere l'unico ad avere la conferma di tutte le deleghe, ovvero bilancio, tributi e patrimonio. Infatti il sindaco Coppola si è complimentato con il lavoro che quest'ultimo ha svolto soprattutto per il bilancio, chiedendo però un maggiore impegno per i tributi. La manutenzione certamente non resterà invece a Benevento, è stato lui stesso a chiedere di non gestirla più, anche perché mancano i fondi adeguati a suo dire, quindi non sarebbe più interessato a gestirla senza un budget importante. Cambierà anche la delega all'ambiente, attualmente al vice sindaco Elvira Serra, e quella per il commercio che spetta al momento a Santosossa, ma lui, avendo anche altre deleghe, spettacolo, istruzione, edilizia scolastica e sport, non è disposto a mantenerla in quanto troppo oberato, quindi da i compiti in seno all'amministrazione comunale. Come potrebbero essere modificate per quanto riguarda la manutenzione? Inizialmente si era parlato di una delega ad un consigliere, ovvero Franco Di Biasi, ma sul suo nome ci sono troppe perplessità, quindi rimarrà nei componenti della giunta. Il commercio invece potrebbe andare tra Elvira Serra e Rosa Lampasona, sono le due più quotate, mentre la manutenzione potrebbe tornare a Santosossa, che l'ha già gestita in passato. Magari potrebbe venir meno la delega allo sport, che passerebbe ad un consigliere comunale. Ernesto, le reazioni della gente di Agropoli, insomma, sarà sicuramente seguendo queste vicende. Dacci insomma un po' il termometro della situazione. Sì, diciamo che ci sono molte perplessità in realtà, perché alle critiche che già vi erano prima si sono aggiunte quelle attuali per un azzeramento della giunta che di fatto però non porterà a nulla, perché i componenti dell'amministrazione comunale resteranno gli stessi, verrà modificata soltanto l'assegnazione delle deleghe, quindi per i cittadini di fatto non cambierà nulla, e questo ha portato anche a molte polemiche politiche con Giovanni Basile, esponente della Lega, che non ha esitato a dire che questa amministrazione deve andare a casa, perché di fatto è la peggiore che si conosca nella storia repubblicana, quindi questo azzeramento non servirà a nulla. Stessa opinione di Consolato Caccamo, esponente del Movimento 5 Stelle, che ha detto che cambiando le deleghe di fatto non cambierà il modo con cui questa amministrazione sta gestendo la cosa pubblica, che finora è molto discutibile.